Ciao ragazzi, buon sabato pomeriggio. Come promesso, dopo esserci occupati stamattina di Casa Dei e compagnia bella, oggi ci occupiamo del nostro Milan che ci sta facendo veramente tribolare o tribulare, come si dice. Pollicione se vi piace il video, iscrizione se vi piace il canale, campanella per le notifiche. Vi ringrazio intanto per le iscrizioni e per i tanti commenti perché oramai è bello. Poi vedete che io cerco di leggere tutto, commento, rispondo, quindi continuate, cerchiamo di rimanere, di interagire. Milan, beh, oggi sono più tranquillo perché ho visto il video di Carletto che fa la campagna acquisti stamattina, lui stamattina si è svegliato con l'idea di Ziyech e Pulisic, quindi sono molto più tranquillo e rilassato. Ora Cardinale sicuramente si segnerà i due nomi e andrà sicuramente a pagare cash, prestito, prestito con diritto, prestito con obbligo, 5 milioni a quello, 7 milioni a quell'altro. Ha fatto tutto Carletto, quindi siamo molto più tranquilli. A parte gli scherzi, tutto è fermo, no? Chiaramente. La notizia fatta uscire su Maignan ha messo tutti in silenzio. Io, come al solito, in un video lo farò in tutti i video, in ogni video finché non rivedo Magic Mike in campo, apro la parentesi e chiedo all'AC Milan un comunicato ufficiale sulle condizioni di Magic Mike Maignan e sui tempi di recupero di Magic Mike Maignan. Chiuso la parentesi. A me le vocine fatte uscire per mettere in silenzio le persone non mi fanno nulla, tanto io non ho da rendere conto a nessuno. Quindi la mia domanda ci sarà tutti i giorni. Quindi mercato fermo. Stamattina avevo un po' mi sono andato a rivedere un po' in estate quello di cui si parlava, no? E pensavo se noi avessimo fatto questi due acquisti, due, solo due, solo due. Botman e Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, sapete che sono stato forse il primo a dire, appena è uscita la voce della trattativa, di mollare immediatamente Sanchez e di andare subito a prendere Enzo Fernandez, pagando la clausola. E l'altro è Botman che si sta rivelando il miglior difensore della Premier. Questi sono rimpianti. Ora dobbiamo vivere con la realtà. La realtà è fatta di martedì con la Lazio, in un momento in cui tutti noi ci stiamo rendendo conto che la lotta per entrare nelle prime quattro sarà forse il vero obiettivo che dovremo perseguire e che per perseguirlo bisognerà cambiare molto di quello che si è visto da quando è ripreso il campionato. Molto. Io credo che il mister adesso penserà e si deciderà finalmente a dare un po' di copertura alla difesa. Rientra il suo pupillo Krunic, quindi non è escluso che sarà Krunic quello che avrà questo compito di fungere come nella finale di passato di campionato da finto trequartista, diciamo, in realtà passando a un 4-3-3 atipico. Probabilmente non ha fiducia in nessuno dei nuovi acquisti, quindi sarà lui quello deputato a svolgere questo ruolo, sperando che arrivi qualche gol da Rebic, da Origi, da Leao che francamente mi sembra un po' in calo e da Giroud che in calo lo è sicuramente. Quindi avremo questa lotta serrata contro Lazio, Roma e Atalanta, che premono. La Lazio avrà subito l'occasione martedì di venirci quasi a prendere, quindi cercherà di non lasciarsela sfuggire. L'Atalanta è in grande ripresa,
Atalanta ha questi strani periodi che, in cui va a mille, poi ha dei periodi che cala. Sono strani periodi dell'Atalanta. Io mi auguro per i giocatori dell'Atalanta che non debbano avere le paure che sono state espresse da alcuni giocatori in questi giorni, no? Tipo Dino Baggio, tipo Brambati. Ecco, io mi auguro che i giocatori dell'Atalanta possano stare sereni nei prossimi anni. Certo, ha questi picchi di rendimento e questi cali che sono veramente strani, diciamo, stranini. Per il resto, la Roma, quella vista a San Siro è poca cosa, poca cosa. Ora probabilmente venderà Zaniolo cercando di tappare i buchi di bilancio che sono enormi. Roma e i Nerazzurri sono probabilmente le squadre in questo momento più indebitate del calcio italiano, ma per diversi motivi. Roma, perché parliamo della Roma, della capitale; i Nerazzurri, perché parliamo della squadra più protetta a livello politico-mediatico del calcio italiano. Si cerca di tenerle a galla in qualunque modo possibile e immaginabile. Il Bruce Lee di Viale Padova viene inseguito dalle banche cinesi, ma in Italia nessuno osa alzare un ditino. E quindi noi avremo a che fare con queste realtà, con queste squadre che cercheranno di, con la Juve fuori dai giochi, di arrivare nelle prime quattro per fare quei quattro soldi che ti consentano di arrivare a prendere almeno un giocatore, no? Perché questo oramai è la. Stamattina leggevo un commento interessante. Diceva che Cardinale probabilmente si sta rendendo conto che lo stadio a Milano è una cosa che non si farà mai, irrealizzabile. Grazie alla giunta Sala, grazie alla politica milanese in generale, alla politica lombarda in generale. E quindi gestisce che il vero investimento era lo stadio, quello era l'investimento che ti consentiva di fare il salto e di cercare di arrivare a livello, non dico a livello delle grandi inglesi, però diciamo di almeno in Italia, di emergere e di essere un attimino più competitivo in Europa. Resosi conto che probabilmente questo stadio non ci sarà, è passato alla gestione oculata, il che vuol dire che o si entra nelle prime quattro e quindi si hanno giusto giusto quegli incassi da poter prendere un giocatore. L'anno scorso è stato Charles. Oppure toccherà fare anche magari qualche cessione per poter poi rifinanziare la campagna acquisti, come ha fatto il Napoli quest'anno, molto bene. Certo, ti può andare bene magari un anno, ti può andare male se non fai le operazioni o se fai magari gli acquisti, tipo, per dire, noi sono due acquisti molto simili, no? Da un certo punto di vista, quello di CDK e quello di Kvaratskhelia. Con Kvaratskhelia hanno trovato il jolly, noi con CDK abbiamo trovato difficoltà enormi. Quindi bisogna essere bravi e fortunati. Certo è che in questo momento in cui siamo un po' in difficoltà, le prospettive senza uno stadio e senza la prospettiva di avere uno stadio sono un po' tristi. E diciamo ci spingono a pensare che in un calcio italiano devastato, devastato, letteralmente devastato, ci bisognerà cercare di operare al meglio per provare, diciamo, a giocarsela qui, perché fuori da qui è pura fantascienza.
Ragazzi, buona serata dal vostro bandito rosso nero. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Forza Milan sempre.